Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua sulla versione Jump di Dragon Ball Z Dokkan Battle per andare a provare assieme Fascia Fisica, la Rare Summon uscita un attimino nel Rising Dragon pre-KK. Ovviamente non ci pullate, oggi andiamo a provarla, ok? E c'è una piccola cosa da dire, giusto un attimino. È anche il secondo video su Radish nella stessa settimana, quindi era giusto dirlo, ricordarlo un attimino. C'è anche Radish in questo showcase. Sarà un Rare Summon come fascia più forte di Radish fisico? Lo scopriremo assieme, andiamo a provarla. Allora, intanto questo non è il turno, ho preparato un attimino il turno con Bardock LR, linka molto bene, quindi lo proviamo in quel modo ovviamente. Giusto però dire una roba, io ho paura, 4 turni di guardia, io quando è che la busto completamente sta roba? Leggendo la passiva, ok, attack def 150%, fine, ok. Ha la guardia per tutti gli attacchi per i primi 4 turni dall'inizio del turno, quindi qua ha la guardia è però un colpo solo. E dopo spieghiamo il problema. Lancio un additional attack con high chance di diventare un super attack dal quinto turno. Additional attack def 30% per ogni attacco ricevuto. Va bene, questo si attiverà a prescindere. Additional attack def 30% fino a un massimo di 150, anche questo per quando ci sono 3 o più low class warrior o Peppy Gals nel team, per ogni volta che attiva la guardia, ok? Questo è un po' un problema perché negli eventi stupidi come questo, ok, LVE, non si attiva super facilmente la passiva, ok? È un po' una rottura un attimo di scatole, però cerchiamo di provarci, fine. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di provare a prendere più colpi possibili. L'LVE è un po' il contenuto sbagliato per provare quella parte di passiva, però è anche richiede low class warrior, Peppy Gals. Sinceramente per uno showcase è meglio fare questo che andare direttamente in red zone. Al massimo, ragazzi, facciamo in questo modo. Se arriviamo a 1000 like, facciamo lo showcase in red zone di fascia. Facciamo in questo modo. 1000 like, facciamo lo showcase di fascia con un setupino un po' particolare in red zone. Broly o Omega, ovviamente, non quelle più facili. Broly o Omega, proviamo in quel modo. Mamma mia, Radish! 5 milioni, che PG, mamma mia. Lasciamo perdere le cavolate. Lo uccidi? Ok, perfetto. Tanti colpi, è l'unica cosa a cui devo sperare in questo momento, perché questo è l'ultimo turno di guardia. Sono tanti colpi quelli, assolutamente tantissimi. Ora capito un attimino il mio problema. Cioè, vederla full boostata in LVE è difficile. È seriamente difficile, ragazzi. Non prendiamoci in giro, è seriamente difficile. Sono solo 4 turni di guardia, ok? 4 turni di guardia. Non è il massimo, eh. Non è affatto il massimo. Io spero di non shottare qua. 3 milioni e mezzo, però, ok. Con un colpo solo, cioè, quindi in realtà sono 2 boost, eh. Attenzione, sono 2 boost. Oh. Rip. Non ha più la guardia ora. L'ho boostata una sola volta con l'attack def 30% per la guardia attivata. Rip. No, è seriamente rip sta cosa, perché non la possiamo più vedere full boostata. Oh, wow. Era una cosa che sinceramente mi immaginavo. Riniziamo la battaglia, speriamo di aver più fortuna. Mi ero immaginato sinceramente che avesse questi tipi di problemi. Però è anche normale che abbia questi tipi di problemi. Sono 4 turni per boostarsi un casino. Ma lo fai solo in red zone, fine. Non lo puoi fare negli altri content. Ah, ho qua, per non no, lo ammazzo, cioè, ma è normale ammazzarlo. È che vorrei prendere tutti quei colpi, ma Bardock qua me lo shotta, che palle! Andiamo, proviamo. Devi prendere 5 colpi in 4 turni. Sì, ok, 5 colpi in 4 turni, se andiamo in red zone tranquillamente lo facciamo. Ma fuori dalla red zone no. No, 5 colpi in 4 turni è difficile. Qua ne avrebbe presi abbastanza, però, ragazzi. O la tengo prima. Che passive stupide! Che passiva stupida, mamma mia.
Per questo tipo di content, ragazzi, è una passiva del cavolo. Fine. E per quanto fascia può essere, oh mio Dio, guarda che danni assurdi, oh mio Dio, distrugge tutto. Sì, 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 oh mio Dio, distrugge tutto quanto si vuole. Però il problema non è tanto quando distrugge tutto. Il problema semplicemente è il fatto che ha una passiva che richiede i primi 4 turni di tankare robe. Ma tutto il content che non è Red Zone o SBR, quei colpi non si riescono a prendere. Ne fa molti meno il boss. O nel caso di prima, come facevo a non shottare e prendere comunque quei colpi? Era impossibile. Giocare male? Ah no, non la valuto come opzione. Scusate. Quanto prende? 1-2, 1-2, 1-2. Vabbè, faremo due colpi e basta, lo vediamo più di prima. Però questo comunque l'ha ripetuto un problema. È un problema. Al massimo la vedremo bene in Red Zone. È l'unica cosa che posso dirvi, raga. Vabbè, 1.900.000 ovviamente. Non avevo detto la special, ma è un raise attack per un turno. Hai chance di stannare il nemico, ok? Comunque. Vabbè, special, c'è la guardia attiva, non è un problema. Si prende due boost così e siamo a posto. In realtà questo vale come 4 boost, Attenzione. Vale come 4 boost sta roba. Perché a quegli attack ad F30 vengono da sia perché viene colpita, sia perché attiva la guardia. Quindi in questo caso sono 4 boost. Devo dire che comunque con 4 boost farà roba, Con 4 boost farà roba. L'abbiamo vista prima con 2 boost. 2 boost soltanto, quindi un colpo solo. Un colpo solo aveva preso all'incirca... Quant'era? Quanto stava facendo? 3 milioni prima? Non è comunque malvagio. Però la vorrei vedere completamente attiva la passiva. Non... mi mancano ancora 3 colpi. Capite quello che intendo? Volevo vederla interessante. Peccato. È una passiva un po' troppo RNG per questi eventi. La vedremo meglio in Red Zone. Come ho detto, 1000 like. Andiamo a provarla in Red Zone. E ci provo a battere anche Broly, probabilmente. Ci proviamo a battere Broly. Allora, qua non ha più la guardia. Ora tira gli add. Quant'è? 200k def. Allora, viene colpita e va bene. Il problema non è tanto che viene colpita, però. È che se avesse avuto ancora la guardia... Qua era full boost completamente. Mentre ora noi non vedremo... Abbiamo solo un 60% di quella parte di passiva di attack def, 30% fino a un massimo di 150, ok? Quindi quello è un po' brutto. 4-9 con... quant'erano? 4 boost, questo è il quinto boost. Ok, vabbè, add di pugni, peccato. Di pugni, vabbè. Sesto. Settimo. E con questo era finito. Ok. Abbiamo avuto i 5 boost. I 5 boost dal attacchi ricevuti. E i 2 boost dagli attacchi ricevuti con la guardia attiva. Quindi ora è full boostata, tra virgolette. Mancherebbero dei colpi ancora, però. È full boostata, tranne la parte della guardia. Rip, mi sa che qua non arriviamo neanche alla fine dell'evento, vero? Bardo con un po' le piglia. Ovviamente giochiamo un team diverso, Cioè. Avremo il low class warrior, però è un po' diverso, Attenzione. Ok, ora si è caricato quei 5 milioni. Dovrebbe arrivare a qualcosina. Sui 7 dovrebbe arrivarci. Perché, ragazzi, dobbiamo capire questo, ok? Eccolo qua. È un attack def 525% dopo aver ricevuto 5 o più attacchi durante la battaglia. Additional attack def boost up to 900. Attenzione! Starting from the turn in which guard is activated for the 5th time in battle with another 3 or more low class warrior Peppy Gals. Non è malvagio, full attivata. Full attivata è una belva, però è che fondamentalmente fa schifo le richieste, low class warrior o Peppy. Questa è una carta che in realtà tornerà utile se fanno lo stesso trattamento che ha ricevuto la Genio Squad, però la Bardock Squad. Quindi un Bardock nuovo, dei Rare Summon nuovi. Questa fascia
diventa assolutamente uno dei migliori rare summon del gioco in un istante. Golden Raccoon al momento è il miglior rare summon. Questa qua non è così buona in realtà, perché è ingiocabile effettivamente, parliamoci. Figa quella parte di passiva, ma per favore, il team che stiamo usando, Low Class Warrior. Vabbè, dai. Quindi, al momento è un ottimo rare summon. Se lo trovate, ci sta. Però è un investimento al futuro per quanto mi riguarda, ok? Per quanto mi riguarda è un investimento al futuro. Voi state investendo in una possibile Bardock Squad forte contro la Genius Squad. Questa è la situazione, ok? State investendo su una possibile Bardock Squad forte quanto una Genius Squad. È però comunque un buon Rare Summon. Andiamo comunque a fare sto turno. Qua, vabbè, non si andrà a boostare. Ah no, è vero, qua si boosta. Qua si boosta. Qua si boosta, è vero. In questo caso si boosta. 8 e 8. La def però. Vorrei vedere la def al prossimo turno. 9-3 con il Raises Attack. Wow. No, per essere forte è forte, ragazzi, per l'amor di Dio. Per essere forte è fortissima. È una roba veramente disgustosa. La def ora voglio vedere. Voglio vedere la def. Io voglio vedere quella def, perché siamo comunque in un team 200%, ok? Non è uno dei migliori, però con un boost del 900% sta roba non è OP. Ripeto, tra virgolette OP, Radish, ti odio, cazzo. Ok, per finire lo showcase sono andato un attimo in red zone per una piccola cosa, perché è colpa di Radish prima, no? Allora, intanto voglio vedere una roba, perché capire un attimo meglio la passiva. Seconda cosa, qua la full bo- Porco! What the fuck? Wow. Quanto prende così, quanto perde? Sì, ok. Mi sa che andiamo da Omega. Porca vaia. Scusate, il danno è tutto. È full boostato e tutto. Devo giusto vedere una roba sola, Scusate. Wow. 8 e 8, ok. Wow. 9 e 3, vediamo se fa un'altra special. Ti prego, falla. Vai, falla. Yes! 9 e 8. Wow. Madonna, sta fascia. Ah, chi se ne frega? A 600.000 def. Tancheggia benissimo qua. Porca Eva. Wow. Ah, di def ne ha. Per un PG che non stacca, di def ne ha. Ragazzi, questo era lo showcase di fascia. L'andiamo poi a provare effettivamente in red zone. La mettiamo veramente alla prova in red zone. Detto questo, è stato un piacere, grazie mille per aver visto il video, lasciate un bel like, ovviamente, se siete nuovi sul canale considerate l'iscrizione, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.